Allora, piacere di avervi qui. Dicei numerosi, nonostante la giornata pre-ponte che invita tutti quanti a scappare, anche se poi il tempo, almeno qui nel veneziano, non è niente di. Non mi voglio assolutamente andare in vacanza. Dunque, allora, questo ulteriore seminario della CIEL, quale io il mio intervento ho dato questo titolo, Il lato oscuro dell'e-learning, l'innovazione di processi di insegnamento. Perché? Perché lato oscuro. Lato oscuro perché vedo l'aspetto metodologico, l'aspetto più didattico, la parte più pedagogica, posta meno sotto i riflettori delle nostre attenzioni. Per cui l'oscuro si riferisce a un aspetto sostanzialmente poco illuminato, non per questo non importante. Spiegato il titolo, comincio con alcune premesse, giusto per dare il contesto di questa mia riflessione e delle cose che poi anche presenterò. Cioè, l'e-learning, ecco, qui ho messo un punto di domanda perché io continuo, cioè continuo in questo contesto, visto che è la società italiana di e-learning, lo chiamo e-learning, chi mi conosce sa quanto poco mi piaccia questo termine, ecco, infatti, apprendimento elettronico, beh, insomma, una strata di apprendimento elettronico è qualcosa di più. Per alcuni aspetti e secondo alcune impostazioni potrebbe essere un e-teaching, però insomma, vedo che ancora si continua a usare questo termine, ovviamente con un significato che va ben oltre quello che era il significato iniziale, fino a designare oggi tutto un insieme di modalità e di approcci all'uso didattico delle tecnologie. Ecco, per cui, prendendolo come termine, ormai entrato nel lessico e con questa ampia accezione, in qualche modo, obtorto collo, è considerato il contesto, l'uso anch'io, ho detto che appunto ho numerose perplessità, molte perplessità nell'usarlo. Comunque questo e-learning, o come diavolo lo vogliamo chiamare, è una questione complessa, è fatta di tanti aspetti, di tante dimensioni. Ecco, non magari noi, diciamo, per chi si occupa di pedagogia e di didattica tende a valutare questo, a enfatizzare questo aspetto, i tecnici, chi ha un background informatico, tecnico, tende ad enfatizzare quell'altro aspetto. In realtà sono tutti aspetti che caratterizzano questa tematica, questa problematica assai complessa, ed è giusto che poi ognuno, sulla base delle sue sensibilità, della propria esperienza, valorizzi quello che giustamente sa fare o presume di saper fare. Ecco. Per cui sono consapevole che le problematiche siano tante e che ognuna di queste problematiche presenti degli aspetti, delle criticità o insomma, delle problematiche, delle modalità di approccio proprie. Ecco, pertanto, in questo contesto di estrema complessità, la qualità dell'e-learning è determinata dall'interazione di tanti fattori, fattori che dovrebbero essere adeguatamente considerati. Tutti considerati. Ecco, io mi focalizzo oggi sulla dimensione della metodologia didattica, per cui è ovvio che questa focalizzazione viene fatta nella consapevolezza del più ampio scenario che caratterizza questo tipo di problematica. Una seconda questione, che è preliminare al core del mio discorso. Possiamo dire che l'uso della tecnologia o delle tecnologie, quando parliamo di tecnologie ci capiamo cosa vogliamo dire, no? Nel nostro contesto, non occorre specificarlo continuamente, per cui uso questo termine per indicare la specificità del nostro, per cui le tecnologie digitali, di internet, di rete. Ecco, per cui usare le tecnologie nella didattica è già un'innovazione di per sé. Questo è una posizione
ampiamente condivisa, rispetto alla quale io ho un po' di perplessità a considerarla un'innovazione per il semplice fatto di esistere, però anche nella realtà italiana della scuola, dell'università, di sistemi di istruzione e di formazione, che già purtroppo dobbiamo accettare che già il semplice uso della tecnologia possa rappresentare un'innovazione. Io credo, forse questa è anche la prospettiva più utile dalla quale guardare la questione, è che forse sarebbe più utile parlare di un adattamento più che di una vera e propria innovazione. Adattamento cosa vuol dire? Beh, assumere quasi una prospettiva evoluzionistica, no? Cioè, noi oggi, quando usiamo le tecnologie, non innoviamo, potremmo dire, non innoviamo nulla, non facciamo altro che usare gli strumenti, i metodi, le tecnologie tipiche della nostra epoca, per cui il fatto che oggi noi usiamo le tecnologie a scuola, nelle aule dell'università, a supporto delle attività in presenza o a distanza, usare questo non è, se andiamo bene a guardare, non facciamo assolutamente niente di innovativo, semplicemente recepiamo nei nostri contesti la strumentazione, i metodi, i concetti, le idee, come vogliamo, che oggi ci sono e sono disponibili. Però è per parlare di innovazione, bisognerebbe così, metterci qualcosa in più. Pertanto, no, non fare le solite cose, ma fare in modo nuovo, cioè con strumenti nuovi, ma fare anche cose nuove in modo nuovo. Quando facciamo cose nuove in modo nuovo, possiamo parlare di autentica innovazione. Terza premessa. Ecco, la convinzione è che le tecnologie digitali siano una grande opportunità per il miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento. Ovvio, le tecnologie sono anche degli strumenti di inclusione, però sono anche strumenti di esclusione, no? Il digital divide non è una. È un'invenzione, no? È una realtà. Però diciamo, le tecnologie hanno anche un significato, hanno anche un impatto così sociale, culturale, per cui possono aiutare o favorire l'accesso a opportunità di apprendimento anche chi non ha una facilità proprio di accesso fisico, per cui questo è già un valore. Però il vero valore, ecco, no, è che appunto possono migliorare cosa si impara, come si impara, potremmo dire che la qualità e la quantità dell'apprendimento, cioè entrare direttamente nel miglioramento dell'apprendimento. Ecco, il grande rischio che noi vediamo o che stiamo anche correndo, è probabilmente anche una delle spiegazioni perché sia così difficile innovare realmente la didattica, è che noi inseriamo una nuova tecnologia che è il digitale, le tecnologie che noi usiamo quando parliamo di tecnologia nella didattica, la inseriamo in una tecnologia vecchia, cioè che è la classe. Ecco, qui sotto ho messo il link a un'affermazione fatta da uno studioso, mi pare, non so se americano o canadese, diceva, cioè, è inutile lamentarsi se un'autovettura non prende il volo, nonostante che nel suo vano motore si sia messo il propulsore di un jet. No, la macchina, l'autovettura, è un'autovettura, mettici tutti i propulsori jet che vuoi, questo non volerà. Ecco, era una metafora che lui aveva usato per spiegare questo pensiero, cioè della nuova tecnologia inserita nella vecchia, che è l'aula, l'ho presa da lui. Qui c'è il link, poi quando condividerò le slide, se lo condividerò al termine di questo nostro incontro su slide share, avete modo di andare. Pertanto, la questione si pone nei termini della nuova strumentazione che richiede anche una nuova pedagogia, perché dobbiamo ripensare o pensare a misura specifica di tecnologia la didattica, la metodologia didattica che noi utilizziamo. Ecco, una prima conclusione, pertanto, alla quale mi sento di pervenire, è che la qualità dell'e-learning passa anche attraverso la focalizzazione sulla dimensione pedagogica delle tecnologie digitali. Ecco, quale pedagogia,
e quale didattica per quando usiamo le tecnologie. C'è Tina che in chat mi dice che sente poco e a scatti. Mi date cortesemente un feedback anche voi in chat per capire com'è la trasmissione? Luisa dice che è tutto ok. Daniela, tutto ok? Probabilmente allora Tina, se hai... Perfetto, no, mi dispiace. No. Perfetto, no, grazie, grazie, grazie. Bene, bene. Per cui Tina, hai dei problemi, un po' di connessione. Magari poi questo webinar sta venendo registrato, verrà messo a disposizione probabilmente chi perde anche in ragione delle difficoltà di connessione. Ecco. Può riascoltare tutto. Perfetto, vado avanti. Allora, come dicevo, la prima conclusione è che la qualità dell'e-learning, che è anche una delle missioni che ha SIEL, ma non solo SIEL, anche tutti i propri associati, passa attraverso la focalizzazione sulla dimensione pedagogica delle tecnologie digitali. Però, se è vera questa prima conclusione alla quale io sono pervenuto, dicevo, ma in realtà cosa succede se è vero questo? Ma io vedo una forte focalizzazione sugli aspetti tecnologici e sulla dimensione che io chiamo logistica delle tecnologie, per cui le tecnologie che possono facilitare l'accesso, anche remoto, secondo quanto si dice, no? Every time, everywhere, ecco, no? È un elemento logistico, non richiede, cioè porta, diciamo, la scuola va in casa della persona, no? È governata anche nei suoi momenti. Questa è, io vedo prevalere questa focalizzazione. E ne ho avuto anche una conferma recentemente al Moodle Moot che abbiamo tenuto a Livorno, dove veramente devo dire, ho notato anche una maggior sia capacità di proposta, ma anche di spessore tecnico e professionale, proprio sullo specifico ambito di intervento da parte dei colleghi, degli amici tecnologi, rispetto agli amici, così diciamo, che si occupano della filiera pedagogica e didattica. Non sarà perché, come diceva Churchill, no? Nessun uomo è un grande uomo per il proprio maggiordomo, probabilmente tendo a vedere più le pecche, no, del nostro mondo, nostre, mie, di quelli che si occupano dei temi cui mi occupo, che non degli altri. Sempre questo però, ecco, io ho... Proprio ho avuto fisicamente questa sensazione a Livorno, dove gli informatici stessero sul pezzo con i loro strumenti, con i loro linguaggi, con i loro metodi e anche con le loro innovazioni, molto più di quanto ci stiamo noi. Per cui un primo aspetto, cosa veramente succede, è questo prevalere ancora della focalizzazione sulla tecnologia, che come ho detto prima. Ci deve essere, non è che non ci debba essere, no? Seconda questione, vedo anche una scarsa condivisione dei metodi, delle strategie o degli approcci metodologici che noi usiamo. Parlo scarsa condivisione, non parlo di inesistenza, perché io sono convinto, anzi spero, no? I hope, no? Che la realtà sia molto più variegata, molto più vivace di quanto non appaia. Di sicuro c'è il problema della scarsa condivisione, della scarsa conoscenza di cosa viene fatto. Qui ho fatto una citazione di Giorgio Olimpo, ITD di Genova, ha fatto proprio a un SIEL di un paio di anni fa, non ricordo dove fossimo. Quando lui, no, sostanzialmente da uomo di ricerca, da accademico, stigmatizzava il fatto che si fa didattica con le tecnologie, diceva, ecco, ho riportato alcuni punti che poi mi ero appuntato nel mio blog, il link è al post del mio blog dove avevo, ecco, del 2008, sì, del 2008, avevo riportato questo. Dice, cioè, si fa didattica con le tecnologie senza tener conto dei risultati della ricerca. Ecco, questo è un peccato. Manca quell'effetto cumulativo dei risultati della ricerca. Poi dice, ma la leggo perché
È importante, secondo me, questo aspetto. È importante che l'abbia detto lui, per questo. Ecco, tutti operano nell'ignoranza, nella non considerazione di quanto altri hanno fatto. Questo avviene perché non esiste un dialogo tra punti di vista parziali e differenti, sia una contrapposizione di punti di vista umanisti versus technology, sia un'insufficiente collaborazione interdisciplinare con resistenze istituzionali e culturali. Dice anche una cosa molto importante questa. Questo avviene anche e più banalmente perché raramente si ha accesso alla documentazione di ricerca che viene occultata, se non in quelle parti in cui si descrivono i risultati positivi, tacendo colpevolmente su quelli negativi. E questo occultamento di informazione è tanto più forte quanto più i finanziamenti utilizzati sono di tipo pubblico. Ecco, se lo dice Olimpo, da dove viene, credo che sia credibile. Per cui è reale, da un lato il progetto, la questione della scarsa condivisione delle nostre pratiche, didattiche, no? Ma proprio anche questa cattiva abitudine a non condividere i risultati della ricerca e a costruire sempre da zero. Raramente io vedo anche nei paper che vengono presentati, no? Qualcuno che faccia riferimento a cosa ha fatto l'altro collega, un'attività, e poi la sviluppa, parte da là e va avanti, no? No, sempre parto da me, quello che ho fatto io. Vado avanti sulla mia strada, e questo come effetto cumulativo non è dei migliori. Anche Aurelio, ciao Aurelio, grazie di essere venuto. Pertanto, nella speranza, nella certezza che ci sia molto di più di quanto si vede, ecco, spero che questi eventi e anche altre iniziative che come SIEL metteremo in campo, queste cose favoriscano questa condivisione e questo crescere anche sulle cose fatte da altri. Qui voglio introdurre un problema, una questione non da poco, che mi ha visto contrapposto. Non so se ci sia Antonio Calvani qui in faccio una scorsa, non mi pare di averlo visto. No, con Antonio Calvani siamo trovati sabato scorso a Viareggio all'eBook Fest e abbiamo fatto, prima io poi lui, un intervento su questo argomento. Lui l'ha incentrato sulle tecnologie. Cioè, la sua conclusione, partendo da questo libro che faccio vedere, che non, che me lo sono un po' sfangato anch'io, questo libro che recensisce, che fa un'analisi di 800 meta-analisi sui risultati dell'istruzione, ecco, nella prospettiva dell'evidence-based learning, cioè solo ciò che si vede, cosa è utile, cos'è efficace, cosa migliora l'apprendimento. No, la conclusione di Antonio, prendendo, a mio avviso, solo in modo molto parziale i dati di questa mega ricerca fatta da Jonathan, un australiano, lui ha evidenziato questo dato, no? Che per il web-based learning vi è un effect size di 0,18, che io non sono un ricercatore, non ho grande dimestichezza con la statistica. Lui mi dice che per avere, cioè una, che la questione di cui stiamo parlando abbia un reale impatto, sia stato dimostrato attraverso ricerche che ci sia un reale impatto sull'apprendimento, dovremmo avere un effect size di almeno 0,40. E abbiamo il web-based di 0,18, perché la sua conclusione era che è dimostrato, secondo le cose che io gli ho contestato, che le tecnologie non migliorano i processi di apprendimento. Possono avere un'utilità per facilitare l'accesso alla formazione, può essere questione di modernizzazione, può essere questione di avere delle implicazioni sociali, culturali. Ecco, lo stesso riconosceva un valore rispetto ad altri aspetti, ma non un valore nel migliorare l'apprendimento, per cui tutto quanto, no?
Spesso noi diciamo che miglioriamo, si migliora, l'apprendimento viene migliorato, lui dice che non è assolutamente dimostrato da questa ricerca. Al che io ho detto, Antonio, tu insomma, hai fatto decine di master, decine di corsi, hai promosso, sostenuto e venduto tecnologia per tutti gli anni, se fosse vero questo dovresti chiedere scusa a tutti i tuoi studenti ai quali hai proposto degli approcci, dei metodi in una prospettiva sbagliata. Io non credo che sia così e che questa conclusione alla quale tu pervieni sia così molto, molto parziale. Ma non so, lui dice, io vedo questi dati, poi mi sono andato a guardare il libro che avevo in studio e vedo che comunque ci sono tanti altri dati che pongono in diversa luce la cosa. Però rimanendo anche accettando le regole del gioco poste da Calvani, proprio mentre stavo tornando in treno da Livorno, lui era in un altro scompartimento, gli ho mandato subito una mail, mi sono trovato nella mia knowledge base, nel mio repository del computer, quest'altro studio che cercava tre cose veramente in Mac e mi ricordavo di averlo scaricato. Io magari vedo delle cose, le scarico come facciamo tutti, no? Poi, e me ne sono proprio trovato, che era uno studio del Dipartimento dell'Istruzione americano, proprio era valutazione di evidence-based practice in online learning, anche qui una meta-analisi. È un riesame di numerosi studi sull'e-learning e la conclusione, io qui l'ho tratta dall'executive summary, anche qua probabilmente andrebbe vista un po' più nel dettaglio, dice che questa meta-analisi ha trovato che nella media gli studenti che studiano in ambienti online performano in modo migliore di quelli che ricevono un'istruzione faccia a faccia. Allora, anche accettando, no, la regola dell'evidence based, ripeto, qua io ho un po' di perplessità come metodologia, abbiamo dei dati un po' contraddittori. Ecco. No, ho voluto un po' citare questo aspetto perché è freschissimo e anche una questione posta da un autorevole personaggio del nostro lavoro. Uno dei primi a occuparsi di tecnologie nella didattica, sia come applicazione, come studio, per cui una posizione comunque autorevole, però ecco, contrastabile. Ecco. Secondo me, questa idea, no, che le tecnologie non entrino, non migliorino i processi di apprendimento andava evidenziata, però ecco, io la evidenzio in questo con studio, contrapponendo, o portando, senza contrapporre, portando un dato derivato da altre meta-analisi. Per cui allora, ma la questione è, queste tecnologie migliorano o non migliorano i processi di apprendimento? Focalizziamoci proprio, cioè la questione è questa, no? Si può imparare di più e meglio, no? Usando le tecnologie, usandole in modo appropriato. Secondo la conclusione di Calvani, no. Io tenderei a dire di sì con modo molto così, no? Anche prudente. E quale strada allora, se io sono convinto di questo, dunque quale strada ci possiamo muovere, no? Per vedere di tirar fuori questo valore aggiunto. Il mio convincimento è che ci potremmo muovere ispirandosi a solide concettualizzazioni sull'apprendimento e sulla cognizione. Ecco, Kurt Lewin parecchi anni fa diceva non c'è niente di più pratico di una buona teoria, cioè teorie solide, validate e anche accettate nella comunità così dei pratici, di chi opera, degli studiosi, dei pratici che operano nel settore. Credo che un'utilità ci possa, noi la possiamo identificare muovendoci su questa linea. Pertanto, adesso, aspettate, ritorno un attimo indietro, scusate un secondo che. Fin qui un po', no, la premessa, la contestualizzazione
della tematica e l'evidenziazione di una prospettiva. Adesso, scusatemi se adotto questo approccio, però come a me non piace parlare così in generale, fare un discorso così, no, stando sulle generali, da adesso in poi procederò con farvi vedere alcune cose che io sto facendo, che ho fatto e che faccio. Ovviamente la logica è quella della condivisione delle cose, del far conoscere anche ad altri cosa si fa. Pertanto, ecco, spero non prendiate un gesto di vanità che presento le mie cose, non ho avuto tempo di fare delle ricerche per presentare anche cose di altri, spero che siano altri a presentarle, però io così vi faccio vedere alcuni approcci, alcune cose che ho fatto in diversi differenti contesti, sia per quel poco che faccio all'università, ogni tanto qualche contratto, qualche università e prevalentemente lavoro nel mondo dell'istruzione e della formazione, lavoro come formatore di insegnanti e di docenti. Faccio vedere alcune cose che ispirandomi a questo principio ho sviluppato. Sono tutti ambienti online. Spero che nel momento in cui io farò la condivisione di questi ambienti non succeda qualche patatrac tecnico. Così fosse, pazientate un attimo che ripristiniamo le situazioni. Allora, un primo modello teorico di quale mi ispiro, sto tirando a fare dei lavori, è la teoria della flessibilità cognitiva di Spyro, Feltovich e Coulson, 92-95, così le prime concettualizzazioni, le prime sistematizzazioni di questa teoria. È una teoria che ha a che fare con l'acquisizione di conoscenze in domini complessi, cioè come le persone apprendono a gestire, a muoversi all'interno di problemi reali, problemi complessi, problemi, loro chiamano ill-structured, cioè non strutturati, open-ended, cioè che non hanno uno sviluppo sempre uguale, un'unica soluzione, soluzioni vere, no? Per cui uno deve imparare un po' la procedura, l'algoritmo di sviluppo e arriva alla soluzione. Sostanzialmente loro dicono che i problemi che incontriamo nella vita di tutti i giorni sono problemi di questo tipo. E pertanto, come possiamo aiutare le persone ad imparare a risolvere problemi complessi? Ecco, il modello che loro hanno messo a punto, ispirandosi o no, derivando, fondando sulla Cognitive Flexibility Theory, è l'ipertesto per la flessibilità cognitiva. Aspetta un attimo, avevo messo anche un'altra slide. Apprendere la complessità e il problem solving. Come viene fatto? Beh, la complessità, loro affermano che la complessità di una tematica, di un problema, può essere resa attraverso un ambiente di apprendimento che presenti una molteplicità di casi reali che rappresentino quella problematica generale, che questi casi evidenzino anche le molteplici prospettive in esse implicate, per cui un problema complesso, cioè la prospettiva possono essere anche prospettive contrastanti, lo vedremo in alcuni ipertesti che ho sviluppato. Per cui una molteplicità di casi, prospettive e poi le tematiche trasversali che emergono dall'analisi incrociata di casi e di prospettive. Per cui un ipertesto, un ambiente di apprendimento che faciliti lo sviluppo di capacità, l'apprendimento di abilità di soluzione di problemi complessi, è quello fatto nel modo appena detto. Come si apprende? Ecco, lo studente in un simile ambienti di apprendimento apprende esplorando, diciamo il criss-cross landscape, no? L'esplorazione incrociata, Wittgenstein, no? Così creato questo concetto, questa idea del criss-cross landscape, attraverso un'esplorazione dell'ipertesto e risolvendo transfer case, cioè altri casi simili a quelli presentati nell'ipertesto e che vengono dati da risolvere agli studenti. Ecco. Vi faccio vedere adesso, sperando di non impallarmi per mia
capacità tecnica nel condividere il mio desktop dove ho aperto alcuni di questi esempi, passo un attimo a farvi vedere alcuni ambienti online dove io ho sviluppato con degli insegnanti che vanno dalla scuola primaria anche alle professionali e anche in altri contesti della formazione continua alcuni ipertesti. Io adesso devo interrompere la condivisione delle slide e devo condividere il mio desktop dove ho aperto il browser, per cui abbiate la pazienza di qualche momento di oscuramento del monitor. Un attimo, adesso condivido lo schermo, scusate un attimo, devo aprire, eccolo qua, questo qua, perfetto, è giusto, condivido lo schermo, bene, voi dovreste, aspetta un attimo, datemi un segnale in chat, dovreste vedere una pagina, un browser dove era presentato Gutenberg e Internet rivoluzioni a confronto. Datemi, non lo. Vito mi dice che non lo vede. No, ecco, Daniela lo vede, nostro vede, alcuni lo vedono. Perfetto, bene, bene, lo vedete. Allora, questo è. Siccome strutturalmente è un ipertesto, non è niente di diverso di un ipertesto, però sviluppato secondo l'idea della flessibilità cognitiva. In questo caso abbiamo fatto con degli insegnanti di italiano e storia della formazione professionale. Anzi, aspetta, forse è meglio che faccia vedere questo che dà più l'idea dell'ipertesto. Cambio, ecco. Scusate, vedete visualizzato un CFA Canthropos adesso? Mi date. Ecco, ok, perfetto. Allora, questo qua è un po'. Perfetto, grazie, grazie, grazie. Tutti quanti, ok, cioè, ci siamo. Allora, questo l'ho fatto un paio di anni fa con degli insegnanti della scuola primaria che volevano un po' approcciare uno di questi modelli, magari dovevano anche sviluppare dei materiali didattici digitali per un concorso ministeriale, no, non vogliamo fare i soliti learning object, le solite cose, Gianni, non so, so che tu fai. Gli ho proposto, ho detto, abbiamo sviluppato questo ipertesto. Allora, cosa abbiamo fatto? Il tema, l'oggetto di apprendimento che loro mettono è la tematica uomo-ambiente. Come ben vi risulta facilmente, non è una tematica semplice, è una tipica tematica reale, una tematica complessa, dove anche le situazioni in cui si manifesta questa tematica, questo problema, sono molto variegate e non è agevole. Allora, cosa abbiamo fatto? Quello che qui vedete è il risultato di lunghe sessioni di brainstorming, prima per individuare il tema, per individuare i casi, per scriverli, rielaborarli, buona sostanza. Abbiamo visto prima che l'ambiente di apprendimento è basato su casi. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo identificato dei casi in cui il problema, la tematica uomo-ambiente prende consistenza, prende realtà, attraverso l'alluvione, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento dell'acqua, le energie alternative. Ecco, per cui questi casi rappresentano delle contestualizzazioni o delle precisazioni del problema di carattere generale, però una focalizzazione, una contestualizzazione ancora più forte. Abbiamo parlato sì di alluvione, ma non di un'alluvione. Vediamo che si apre. Non di un'alluvione in generale dell'alluvione, ma abbiamo sviluppato il caso dell'alluvione nel Fermano del luglio 99. Ecco, loro, questo circolo didattico è nella zona del Fermano, per cui è quella, fermo perché è il loro territorio, no? Per cui l'alluvione attraverso
una specifica situazione di alluvione che abbiamo dettagliato in questo genere. Abbiamo poi ricavato un po' dai giornali, un po' anche un paio anche inventati, però sempre realistici, differenti punti di vista che rispetto a questo potevano avere, non so, il sindaco, gli abitanti della zona, i proprietari dei terreni della zona. Idem l'abbiamo fatto per i rifiuti, è iniziata a Montepulciano, che è il paese dove ha sede questo circolo didattico. Anche qua punti di vista, faccio vedere così un punto di vista come viene rappresentato e così via. Per l'acqua anche qui abbiamo citato l'emergenza acqua in 17 comuni della zona. Per l'inquinamento del mare abbiamo parlato del divieto di balneazione annumana nell'estate del 2009, per cui come vedete abbiamo contestualizzato, cioè la tematica generale del rapporto uomo-ambiente è stata contestualizzata in situazioni reali, cioè dettagliata, prima ristretta attraverso l'identificazione di fenomeni o di questioni che poi danno concretezza a questa tematica e contestualizzata ancora di più su situazioni reali. Successivamente, il nostro secondo lavoro che abbiamo fatto, cioè identificati i casi e descritti i casi, abbiamo fatto un'analisi incrociata di questi casi e delle diverse prospettive, dei diversi punti di vista, e da questo abbiamo estratto alcune tematiche. Qui ne abbiamo elencate 5. Cioè, abbiamo visto che, ad esempio, ciò che attraversa tutto questo c'è il tema dello sfruttamento versus uso responsabile dell'ambiente. Ecco, abbiamo descritto come emerge questo problema e abbiamo poi linkato, abbiamo fatto vedere dove questo aspetto o lo sfruttamento o l'uso responsabile l'abbiamo linkato ai casi e alle prospettive dove questo problema, questa tematica si manifesta. Una seconda tematica è mancanza versus scarsezza di risorse, anche qui stessa logica. Abbiamo identificato trasversalmente la tematica dell'interesse di pochi versus interesse di molti, trasformazioni naturali contro trasformazioni indotte, prospettive di medio e di lungo periodo. Ecco. Per cui qui adesso, questo è sostanzialmente l'ipertesto che abbiamo sviluppato. Ecco, gli studenti sono poi invitati ad esplorare l'ipertesto e a rispondere ad alcune domande. Domande che non hanno una risposta tipo libro di scuola, no? Dove uno va a cercare la risposta, è già lì dentro, deve solo memorizzarla, ricordarsi dov'è, andarla a prendere e riformulare. Queste sono tutte domande che richiedono comunque una rielaborazione, un approccio da problem solver da parte così, no, dei ragazzi. Ecco, l'ipertesto è poi complementato con un glossario e con degli approfondimenti. Vediamo qua, non sono, sì, insomma, magari non sono accessibili qua, però all'interno ci sono degli approfondimenti. Ovvio, adesso qui noi abbiamo, i tempi erano anche stretti, abbiamo sviluppato questo ipertesto in formato testuale, considerato anche il contesto d'uso per quella scuola primaria, magari fatto con più immagini, magari con dei video che altro, dei videocasi sarebbe stato più efficace, però anche con i limiti, no, di quello che avevamo, con i limiti di tempo e di risorse che avevamo. È stato un lavoraccio, però, ecco, ad esempio, questo è un ipertesto. Un altro ipertesto, però, che è quello che avevo fatto vedere prima, adesso abbiamo Gutenberg in internet, ha una formulazione un po' diversa, perché qui mette a confronto la rivoluzione di Gutenberg e la rivoluzione di Internet, due rivoluzioni a confronto. L'idea qui era nata da un problema, anche qui gli insegnanti volevano sperimentare qualcosa di diverso e avevano un argomento un po' difficile, ostico da far digerire. Insomma, era previsto che si facesse, lo dovevano fare, vabbè, assumiamo questo dovere.
Gutenberg e la rivoluzione francese, Lutero, cioè tutti i fenomeni sociali ed economici che si sono un po' verificati, proprio innescati da razza immobili. Cioè, quando non entra nella testa è una cosa troppo strana, troppo lontana, allora l'idea. Siamo arrivati dopo aver esplorato il problema, non è che siamo partiti con l'idea di fare un CFH. Ho detto, ma perché ragionando, abbiamo visto la presenza di tante tematiche comuni allora come ora, perché allora non cerchiamo di far comprendere le tematiche che si agitavano allora mettendole a confronto con le tematiche di adesso? E in effetti abbiamo sviluppato due casi, diciamo, riferiti al periodo storico, anche qua i punti di vista erano punti di vista di personaggi, di persone dell'epoca, e due casi per cui Gutenberg e la stampa, la nascita della stampa, l'opinione pubblica, la nascita dei giornali di informazione, poi due casi, la censura su internet e i social network. Qui avevamo trovato, analizzando punti di vista e casi, le tematiche per cui le tecnologie trasformano lentamente conoscenze, la conoscenza e la cultura, il controllo del potere sull'informazione, i diritti individuali e la libertà, i mezzi tecnici che influenzano la partecipazione alla democrazia e le forme della socializzazione. Cioè, in buona sostanza, seguendo la logica e il principio della flessibilità cognitiva, abbiamo cercato di creare un ambiente dove anche sia la comprensione della generale, un po' la comprensione della storia, no? Per cui il fatto che tanti eventi, tante dinamiche continuano a ripetersi, no? I soliti cicli e ricicli storici, ma anche poi entrare proprio nel merito del contenuto specifico. Ecco, questo qua ha la logica dell'ipertesto per la flessibilità cognitiva è focalizzato su questo. Ultimissima cosa, ultimissimo ipertesto, voglio farvi vedere questo qua ancora in lavorazione. Quello che vedete qui adesso è un ambiente di lavoro, è un wiki che noi usiamo con le persone che lavorano a questo ipertesto, per cui non ha ancora la. Ed era un'esigenza di creare un ambiente online per progettisti di formazione continua. Necessità, non so se chi conosce un po' la tematica della formazione continua, un limitato numero di persone che vi partecipano, modelli molto tradizionali basati sull'aula, però i partecipanti che sviluppano, che fanno domande, cose utili. Anche qua, poi eravamo partiti, per la verità, con questo qua vi faccio vedere un altro wiki. Ecco, eravamo partiti in modo un po' più tradizionale all'inizio, cioè avevamo identificato in letteratura delle strategie di apprendimento che avevamo trovato in letteratura, di modelli concettuali, delle teorie, cioè avevamo sostanzialmente costruito, diciamo, un repertorio di schede didattiche e concettuali. E queste qua no, non ci convince, non è un buon modello, un buon approccio per anche formare questi partecipanti. Allora l'idea è detto, ma vediamo di situare, di collocare tutti questi contenuti all'interno di un ipertesto. E la soluzione alla quale siamo arrivati è stata quella di identificare casi reali di formazione. Io sono andato a intervistarmi, questa cosa la stiamo facendo in provincia di Bolzano. Sono andato a intervistarmi gli enti di formazione, ho raccolto una trentina di casi reali di formazione, poi ho estratto quelli che erano più utili al nostro scopo, ho descritto i diversi casi. Da un lato ho descritto quello che poi sostanzialmente loro mi avevano raccontato, comprese le considerazioni, poi ecco, ho fatto un riesame del loro approccio, linkando, vedete, questi link in arancio rimandano a contenuti del vecchio modello che avevo fatto vedere, quello, cioè l'organizzazione per contenuti, per cui ecco, questa sezione appunto di riesame, quello che loro già fanno, e poi per
dare eventualmente una prospettiva anche di innovazione, mi sono inventato questa sezione Diversi approcci, dove dico, ma potreste anche usare in questo contesto, con questi limiti, queste cose, questi altri approcci. E qui c'è il link ai contenuti che avevamo sviluppato in precedenza. Per cui questo ci dice, c'è una rappresentazione da un lato, così della strategia generale adottata, ma anche di come situare i contenuti in contesti specifici, in contesti reali, contesti che si spera diano maggior significatività al lavoro. Per cui ritorniamo indietro, i casi, anche qui i casi. Questo qua è un ambiente più diventerà un vero e proprio ambiente di formazione online per i progettisti di formazione. Le tematiche trasversali che ho identificato, ne ho tirato fuori 11, che qua uno è la significatività professionale della formazione e come questa, vedete, viene evidenziata in alcuni casi, per cui la significatività professionale, la motivazione e gli atteggiamenti verso la formazione, andare oltre la trasmissione di contenuti in modello scolastico, eccetera, eccetera. Ecco, questo qua è un terzo esempio di ipertesto per la flessibilità cognitiva. Io credo che ambienti di apprendimento online di questo tipo possano essere sviluppati per tanti problemi che noi ci troviamo ad affrontare. Ma quali le tecnologie cosa ci danno? Beh, ci danno la possibilità di sviluppare di questo dispositivo ipertestuale di lettura attraverso un'esplorazione, non una sequenzialità, ci rende tutto agevole e poi può consentire, attivando adeguati strumenti, dei momenti di collaborazione, di interazione, per cui anche un problem solving collaborativo, non solo individuale, affiancando, integrando questo ipertesto con strumenti di comunicazione, di interazione e pensando anche a come, a cosa far fare. Ecco. Una parte che sto sviluppando in questo momento è di transfer case, cioè dei casi. Alcuni anche reali di formazione che poi chiederemo, no, a chi studia di risolvere questi casi, che tipo di progettazione loro farebbero rispetto a quel caso e che si ispirino da questo ipertesto, esplorino l'ipertesto e poi così risolvono il caso. Questo è l'approccio, uno dei tre approcci che vi voglio far vedere. Concedetemi un secondo, faccio un altro sorso d'acqua e poi. Ok. Allora, questo abbiamo visto è un primo modello. Un secondo modello, che un attimo, che adesso dunque, interrompo questa condivisione. Un attimo, adesso rilancio il documento. Ok, vediamo se ritorniamo dove eravamo. Ecco, bene, ci ha rimandati. Questi erano gli ipertesti per la flessibilità. Un secondo modello di concettuale cui mi sono ispirato per un altro lavoro è il case-based learning di Jeanette Conover e Roger Schenck. Sostanzialmente il case-based reasoning è una teoria della memoria. Sostanzialmente dice che noi memorizziamo gli eventi, le situazioni, i problemi con i quali ci misuriamo, ci confrontiamo in formato di narrazione, in formato narrativo, in formato di storie, e quando ci troviamo di fronte a un nuovo problema da risolvere, cosa facciamo? Andiamo a ricercare nella nostra memoria un problema simile che abbiamo risolto in precedenza. Se quel problema è funzionale alla situazione reale, lo usiamo, se non è funzionale lo trasformiamo, lo integriamo con altri, però ecco,
e qui viene anche il valore didattico, se non troviamo utile una nostra esperienza per risolvere un problema, usiamo come esperienza vicaria l'esperienza di altre persone. Per cui può entrare in gioco anche in un ambiente di apprendimento l'esperienza di altre persone. Per cui integrando l'esperienza nostra ed esperienza di altre persone che magari possiamo trovare organizzata in una knowledge base di casi o di storie professionali, leggendo, ascoltando, visionando, avendo accesso alle esperienze di altri, troviamo il modo di risolvere. Ecco, vi lascio continuare la discussione. Ecco, bene. Ciao Tommaso, saluti e ci aggiorniamo. Questo è il case-based reasoning e ha una sua declinazione operativa nell'ASC system. L'ASC system cos'è un ASC system? È una semplice, come l'ha definita anche Schenck, una semplice applicazione di intelligenza artificiale. È anche la simulazione di una conversazione con un esperto. Alcuni la vedono anche non tanto come uno strumento o un ambiente di apprendimento, ma anche come uno strumento, un performance support system, un sistema di supporto alla prestazione accessibile just in time, come quando uno ha il bisogno. Ecco. Didatticamente, l'uso che ne stiamo facendo noi di questo ASC system è fatto nella prospettiva del problem solving. Vi farò vedere solo un esempio di ASC system, che qui interrompo la condivisione e rilancio poi il mio browser un attimo. Condivido lo schermo. Un attimo, abbasso. Eccolo qua. Datemi lo che vedete, ASC System per addetto al ricevimento d'albergo. Lo visualizzate? Basta anche un solo ok, cortesemente. No, un attimo, ci vuole un po' di tempo, mi ha detto che non si visualizza immediatamente. Qualcun altro? Nessuno vede? Torno un attimo indietro. Interrompi la condivisione. Ah no, aspetta, devo aspettare qua. Ecco qua perché non avevo. Eccolo qua. Adesso dovreste vederlo. Mi date un riscontro. Vedete? Ask system per addetto al ricevimento d'albergo. Qualcuno sta vedendo qualcosa? Ok, sì, si sta vedendo. Perfetto, allora, perfetto, ci siamo, ci siamo. Allora, questo è un ASC system che ho sviluppato con degli insegnanti di un istituto professionale alberghiero per la formazione degli addetti al ricevimento. Ecco, ovviamente, dialogare con professionisti per imparare dalla loro esperienza, criticità, problemi, soluzione del ricevimento d'albergo. La struttura, sostanzialmente, quello che abbiamo sviluppato, detto adesso, è un insieme, queste 10 sono delle aree tematiche della loro professione. È stata fatta un'analisi con dei professionisti o degli addetti al ricevimento di senior, di quali fossero, per cui è stata analizzata la professione nella realtà, sono state identificate queste aree, per ogni area gli aspetti caratterizzanti e le criticità, per cui la prima parte del lavoro è stata l'identificazione appunto delle criticità. Trasformate queste criticità in domande, come vedete qua, quale frase di apertura uso nella risposta telefonica? Quali sono le informazioni che devo possedere immediatamente per poter e così via. Per cui una serie di domande e le risposte, adesso non ci mettiamo tanto tempo a caricare, le risposte come sono date? Le risposte vengono date attraverso delle narrazioni, adesso
qui vedete, delle brevissime narrazioni, risposte, talmente risposte a questo problema date da professionisti di ricevimento. Questo è il primo, è dello Sheraton di Bolzano, un altro dell'Hotel Città di Bolzano. Cioè, cosa abbiamo? Abbiamo dei problemi, delle situazioni tipiche e problematiche del ricevimento, e le risposte non vengono trovate in un libro di testo che descrive come si dovrebbe fare, ma loro dicono: io faccio così. Per cui gli studenti, quando studiano, apprendono attraverso l'ASC System, imparano dall'esperienza e attraverso l'esperienza degli addetti ricevimento. Per cui noi qui abbiamo un centinaio di brevi narrazioni che vanno dai 12 secondi ai 2 minuti e mezzo, secondo anche della capacità così, che non è facile narrare, c'è chi racconta che è più diciamo, adatto a narrare. E quello che gli studenti poi devono fare. Gli diamo dei transfer case, delle situazioni, vediamo documentazione, vediamo dove, con documento di educazione, uso didattico, casi didattici, eccolo qua. Ecco, gli insegnanti hanno descritto alcuni casi, qui tantissimo, ho fatto un lavoraccio, tanto un insegnante su questo argomento, su questo ha fatto anche una tesi di laurea, che si è laureata di recente in scienze della formazione professionale. Sono dati dei casi reali che i ragazzi e gli studenti devono risolvere esplorando l'ipertesto. Una cosa molto curiosa, posso dire, quando abbiamo fatto così le prime sperimentazioni, no? La prima, poi abbiamo fatto un riesame con gli studenti, e la prima cosa è stata: mi sono trovato a disagio perché non c'era scritto da nessuna parte come dovevo rispondere. Bene, cioè il disagio di trovarsi non, di essere stati messi non nel ruolo di studente che deve rispondere in modo classico scolastico, ma di trovarsi di essere stato messo nella prospettiva del problem solver, cioè problemi da risolvere. Questo era un ulteriore obiettivo didattico che dovevamo conseguire, perché insomma, anche svolgere il lavoro di addetto ricevimento è un lavoro che ha una buona componente anche di problem solving. Certo, ci sono delle procedure da rispettare, ma anche il problem solving non è da trascurare. Per cui la seconda cosa che i ragazzi hanno detto: cavolo, in questo modo io non mi dimentico più come devo fare. E questo ci dice che permette anche, no, il veicolare in formato narrativo contenuti, e contenuti che però sono esperienze, non contenuti di libro di testo, probabilmente è ergonomico, cognitivamente più ergonomico che non usare altri modelli ed altri approcci. Per cui questo qua è il seconda strategia questo qui posso anche chiuderlo, anche questo qua che l'avevamo visto. Allora, ritorno un attimo alle slide, così vi do modo anche di respirare un secondo. Respiro anche un secondo, ritorniamo alla slide, ok. Bene, dovreste vedere la slide. No, beh, poi magari ne discutiamo, non è un modello trasmissivo, questo poi magari ne discutiamo con Marcello. Qui i ragazzi devono esplorare le domande, devono trovare loro stessi una risposta a casi reali che gli vengono dati. Per ogni situazione gli abbiamo messo più di un, avete visto più di un video,
messi due, in alcuni posti anche tre o anche quattro, quando le situazioni erano diverse l'una dall'altra, alberghi, contesti alberghieri di tipo diverso, dove anche così le possibili modalità di interazione erano differenti. Comunque, lo possiamo discutere. L'ASC System. Un ultimo modello che vi voglio presentare è il modello dell'apprendimento significativo con le tecnologie di Jonassen. Apprendimento significativo, Ausubel, Novak, anche altri. No? Jonassen ormai da una decina d'anni fa ha un po' declinato in termini precisi l'apprendimento significativo usando le tecnologie. Sostanzialmente, Jonassen cosa dice? E quali sono i processi dell'apprendimento significativo in generale, ovviamente poi declinati in termini di uso delle tecnologie? Investigare, compiere esperimenti, costruire modelli, costruire comunità, scrivere, comunicare, progettare, visualizzare e valutare. Ovviamente tutto questo fatto attraverso le tecnologie nei suoi libri, lui fa anche, sviluppa queste concettualizzazioni e le porta avanti. Questo modello io l'ho usato per integrare un corso che ho fatto per 2 anni consecutivi alla scienza della formazione primaria, no, promaria, primaria, quando condividerò, correggerò questo refuso, all'Università di Verona. Ecco, vi faccio vedere come, anche pure considerazioni sul contesto, di come ho reso operativo questo approccio. Interrompo la condivisione, condivido lo schermo. Un attimo, ecco, condivido. Spero di trovarmi. Ecco qua, ancora aperto. Bene, vedete Università degli Studi di Verona. Date un feedback, vedete, si visualizza. Ok, bene. Allora, questo è un Moodle. Classico Moodle, niente di diverso, è un Moodle. E io ho tenuto, questo ancora l'anno scorso, in precedenza, quest'anno no, non lo faccio questo corso, corso di tecnologie didattiche, sono 30 crediti in aula, 15 crediti di laboratorio. Poi per mio diletto ho praticamente raddoppiato l'insegnamento, ho creato questo ambiente di apprendimento per gli studenti e dire, cioè, il corso era frequentato da una trentina di studentesse prevalentemente e una decina hanno accettato di lavorare in questo ambiente online, che per me ha comportato più del raddoppio delle ore di impegno, però l'ho fatto perché mi interessava vedere come funzionava. Come funzionava? Ecco, va detto che appunto da un lato io ho raddoppiato il mio tempo dedicato all'insegnamento, ovviamente non pagato perché insomma, di pagato c'erano solo i 30 più 15 crediti, questo qua è tutto gratis, ma voi sapete bene per cui, però per loro anche un vantaggio materiale consisteva nel fatto di, una volta svolte tutte le attività di apprendimento attraverso le quali io ho strutturato questo ambiente, ovviamente loro producendo degli elaborati, loro facevano l'esame. Abbiamo lavorato online per 3 mesi, mi sono ben reso conto cosa questi imparavano. Ovviamente non ho fatto una valutazione così, no, molto così, dettagliata dal punto di vista operativo, però poi ci siamo trovati per commentare il lavoro, ognuno mi ha portato il portfolio dei lavori fatti e mi hanno dato il voto al lavoro che era stato fatto, perché sostanzialmente così l'esame per loro era già stato fatto il giorno in cui venivano all'esame, era solo una formalizzazione. Buona sostanza, cosa ha proposto loro? Beh, al di là di alcune considerazioni, ecco, ho messo a disposizione tutti i materiali didattici,
qui, non ho fatto comprare nessun libro, neanche i miei libri, e documentazione. Ecco, ho usato il metodo, un approccio così come rifinito io, niente di particolare, il metodo delle attività di apprendimento, dove sostanzialmente ogni attività di apprendimento consiste appunto nello svolgimento di un'attività che si conclude con la produzione di un elaborato. Sono dei micro progetti. Ogni attività io l'ho declinata attraverso una consegna dove spiego appunto, do la consegna, dove praticamente sostanzialmente è consegnata. Consiste in un lavoro individuale, un lavoro di interazione attraverso forum, in alcuni casi anche attraverso wiki, e la produzione di un elaborato finale, che è un elaborato individuale, in alcuni casi anche un elaborato collaborativo. La prima attività riguardava compiere uno studio di caso reale, dove dovevano andare presso le scuole, dove loro facevano tirocinio in altre scuole, e dovevano rilevare come gli insegnanti usassero le tecnologie, che poi dovevano non solo descrivere, ma anche poi analizzare secondo una griglia che ci eravamo dati. Ecco, questo era il primo lavoro che facevano gli studenti. Un approfondimento concettuale sul tema di apprendimento significativo e didattica, anche qui la consegna, discussione, vediamo se è rimasto qualcosa, perché poi ho scoperto, no, c'è ancora qualcosa. Ecco, abbastanza interazione, 63, 28, 29, insomma, ecco, discussioni, interazioni, uso cosa abbiamo messo qua nella seconda, degli elaborati individuali, documentazione, una terza attività, un riflettere sul loro, apprendimento. Per cui un learning journal, ho usato il modulo diario, dove loro accompagnavano tutto il loro percorso attraverso una riflessione. Ecco, per ognuna attività ho messo a disposizione una rubric di valutazione, della documentazione di riferimento, discussione forum. Una quarta attività che riguardava la costruzione di un glossario. Ecco, qui chiedevo, anche per riportare punti di vista diversi, che le voci di glossario che loro presentavano fossero voci dove venivano presentati almeno due o tre punti di vista, citando anche gli autori, perché ovviamente questo era tutto un copia e incolla, ovviamente, no? Cioè, per la maggior parte con delle loro rielaborazioni, ma comunque dovevano, accanto a un'eventuale loro rielaborazione, che portassero anche dei punti di vista citando la fonte. Quest'anno avevo fatto, ecco, una partecipazione all'attività di un network di pratica, cioè gli ho fatti iscrivere al network, social network, la scuola che funziona, che è un social network che ho messo in piedi 3 anni fa, sono 3.000 insegnanti iscritti. Gli ho fatti partecipare, gli ho fatti iscrivere a questo network. Il compito che gli ho dato, da svolgersi attraverso la partecipazione al network, entrando in alcuni gruppi mirati, era di costruire, in modo molto così artigianale, molto semplice, un repertorio, qui l'abbiamo messo, insomma, di risorse, concetti e di risorse tecnologiche a supporto dell'apprendimento significativo. Cioè, allora, per cercare anche di contestualizzare l'idea di apprendimento significativo, e qui sono dei testi che io ho sintetizzato da Jonassen, su cosa sia così, ad esempio, l'investigare con le tecnologie. Quello che loro hanno fatto, chiesto di fare, era, esplorando loro e chiedendo anche agli insegnanti presenti nel network, quali strumenti si potevano usare per investigare con le tecnologie. Ecco, questo qua hanno gli strumenti che loro, adesso qui vedete gli strumenti che loro hanno identificato, lo presentavano con nome dello strumento, l'URL, una descrizione,
Ecco, poi, siccome poi altri erano anche su altre scuole, abbiamo fatto una griglia che potesse andare bene anche per altre scuole. Cioè, sostanzialmente, ecco, loro hanno fatto da un lato una esperienza di partecipazione a un network di pratica reale, di presa di contatto con insegnanti che lavorano realmente, e avuto modo un po' di rendersi conto, di farsi anche un'idea, da un lato, di cosa significasse apprendimento significativo e quali strumenti fossero disponibili per svolgere questo tipo di attività. Per cui, ritorno alle mie slide. Ecco, per cui qua c'è la scienza della formazione Promaria di Verona. Vabbè, ho messo anche alcuni altri riferimenti concettuali relativi alle strategie che ho usato prima. Ecco, per cui mi avvio molto rapidamente alla conclusione di questa mia presentazione, poi apriamo un confronto e farebbe piacere, anche se ci fosse il tempo, di confrontare, o comunque anche magari prossimi seminari facciamo con testimonianze anche di altri colleghi. Cioè, sostanzialmente, ritornando all'idea iniziale, no, di come, se si può migliorare la qualità dell'apprendimento, io dico di sì, perché insomma, ci siamo riferiti ad approcci ampiamente validati nella loro efficacia attraverso anche rigorosi metodi, diciamo, scientifici, ma metodi di indagine di rigorosa sperimentazione e validazione. Qui è possibile, però la mia conclusione provvisoria è che la qualità dell'e-learning è anche questione di costi, perché lo sviluppo degli ambienti di apprendimento, la gestione degli ambienti di apprendimento richiede tempo. Però questo implica però, cioè, richiede tempo per cosa? Perché si riesce a dare un servizio didattico più consistente, per cui quantitativamente no, maggiore, ma anche più efficace, qualitativamente migliore. Per cui secondo me non esiste la possibilità di un miglioramento del contesto o degli apprendimenti che non implichi un lavoro maggiore, ma un lavoro legato a un servizio maggiore. Per cui quando tu eroghi un servizio, diciamo, più consistente, quantitativamente anche più consistente, è ovvio che devi implementare un maggior numero devi buttarci dentro delle risorse. Ecco, va bene. Questo è un po', allora, riepilogo molto, molto brevemente. La metodologia didattica o una specifica pedagogia per l'uso delle tecnologie è quanto mai auspicabile e possibile. Il riferimento sono i modelli, le teorie, i modelli concettuali su come le persone apprendono, magari anche delle realizzazioni che in letteratura compaiono. Io ne ho fatto vedere solo alcuni, quelli sui quali io mi sono concentrato, ma ce ne sono tantissimi altri. Non, ovviamente questi non esauriscono, non es ci mancherebbe altro, non esauriscono la gamma delle possibili soluzioni, ma ecco, il mio intento era un po', no, di sostenere il convincimento che per migliorare l'e-learning si deve migliorare anche l'aspetto didattico, che le condizioni dell'apprendimento possono migliorare, e possono migliorare facendoci aiutare anche da solide concettualizzazioni che sono presenti in letteratura. Ecco, ho affiancato questi miei convincimenti valoriali e concettuali con
con alcuni esempi che sono certamente pochi rispetto a tutto ciò che è possibile. Ecco, come presentazione io l'ho completata, darei la parola a voi, se non so, alla nostra amministratrice, come si regola, se passa la parola ad altri, se interagiamo via chat. Vedo Elisabetta Serao parla di mancanza di immersività. Certo, qui non c'è l'immersività, possiamo usare anche ambienti virtuali 3D, Second Life o scuola 3D. Sicuramente ci sono anche quelli, mancano le simulazioni. Ecco, una cosa di cui non ho parlato sono gli ambienti di simulazione. Io ho localizzato in italiano l'ambiente di apprendimento SimQuest, sviluppato dall'Università di Twente, in Olanda. Lo trovate anche online nel sito dell'università in italiano con guida. Non ho parlato di quello perché è un po' che non lo uso, però ad esempio anche questi ambienti di simulazione dove vengono regolate variabili numeriche. Un altro esempio, tantissime altre strategie, tantissimi altri approcci che sono presenti sia in letteratura che nella pratica. Quelle che ho presentato sono davvero un numero molto, ma molto limitato di questi approcci. Per cui io ho completato la parte di presentazione e ben volentieri discuto con voi sulle affermazioni che ho fatto, oppure qualche spiegazione, ecco, così di approfondimento sulle cose che sto facendo. Per cui come facciamo adesso? La chat è sempre aperta a tutti. Se qualcuno vuole intervenire, dovrebbe alzare la manina in alto dello schermo, alza la manina. La nostra amministratrice vede chi chiede la parola, diamo la parola e interagiamo un po'. Qualcuno vuole intervenire? Coraggiosa, ci segue in mobile. Ecco le slide, dopo averle un po' rifinite, le pubblicherò su Slide Share. Poi le vedete anche l'elenco nel mio blog www.giannimarconato.it, le trovate da là. Poi vediamo se abbiamo anche la registrazione di questo seminario sarà presto messa nel canale. Mamma mia, ma insomma. La condivisione dei video mi dà un vuoto di memoria. YouTube, scusate, YouTube. In fin dei conti ha ragione Calvani o no? No. Una domanda così secca, Marcello Molino, dico no. Il mio punto di vista sono punti di vista. Certo, se e poi la questione diventa come tagliamo i costi, tagliamo sulla qualità del servizio, che altro? Vabbè, siamo consapevoli che ci muoviamo in quella prospettiva. Ecco. Ah, beh, no, ma rispetto, ma sono idee, insomma, ecco, non mica che lui ha torto, insomma. Anche se mi pare che a volte un po' forza, o in quel contesto ha forzato il suo convincimento, però.
Sono tutte cose di cui, no, su queste cose è difficile dire uno che uno possiede la verità, no? No, siamo su questioni molto opinabili, soggettive, no? Eh sì, certo, Lucia Silvana, c'è un grossissimo lavoro, insomma. Direi proprio di servizio didattico, ecco, cioè qui. Ciò che aumenta è il servizio didattico. Non... Poi, cioè uno può imparare anche da solo, insomma, io leggo un libro, imparo anche da un libro, non ho mica bisogno di nessun servizio didattico, imparo anche dal libro. No? Cioè, non... Ecco, cioè, no, io non voglio essere estremista, no? Parliamo però, cioè, una scuola è diversa da una biblioteca o da una libreria, no? Cioè, se sostituiamo le scuole con i librerie, chiudiamo le scuole, mandiamo a casa gli insegnanti, mettiamo lì tanti libri, cioè, mettiamo dei computer a insegnare invece degli insegnanti, un computer costa meno, non fa sciopero, non protesta per le 24 ore, è in servizio 24 ore su 24, insomma, sicuramente può costare di meno. Allora sostituiamo gli insegnanti e le scuole con libri e librerie, biblioteche. È una prospettiva anche questa, eh. Però allora non parliamo di scuola, ecco. Profumo c'è? Ma insomma, in America abbiamo tante esperienze dove anche le tecnologie vengono pontificate perché consentono, cioè, in tante aree periferiche e anche abitate non da persone ricche o della classe socioculturale elevata. Anche le elementari, ho detto, fanno fare delle elementari, scuole elementari a distanza attraverso i computer, dove tutto viene, però è anche automatizzato, no? Ed è, insomma, vabbè, per me è terribile questo, però è quello che si sta anche facendo, è un uso, e si sta facendo questo, ecco, non è che, evangelici, non è che non si faccia, ecco, una deriva, un uso improprio, o comunque io lo chiamo perverso, o boh, delle tecnologie, questo che si stanno sostituendo insegnamenti biologici, insegnanti biologici con insegnanti meccanici. E si sta facendo, gli Stati Uniti anticipano, no? Tante cose, speriamo purtroppo non anticipino neanche questo. Però è reale, avevo letto sul New York Times, non mi ricordo dove, comunque nel mio blog, che uso più che altro per prendere appunti, no? Poi mi dimentico dove trovo le cose più significative, ho linkato questo servizio del New York Times, dove New York Times che parlava di questa cosa. Bene, Ettore. Grazie della tua presenza, della tua partecipazione. Vai pure in aula. Grazie anche a te Cristina di essere venuta. Per cui siamo ai saluti e ai ringraziamenti. Grazie Aurelio anche di essere venuto. Vedo che nonostante Halloween e il ponte, insomma, abbiamo fatto un bel gruppetto, 25 persone. Vi ringrazio sono io che ringrazio voi di essere venuti ad ascoltare. Credo che tendenzialmente un webinar ogni settimana si dovrebbe fare. Era stato programmato, e Tommaso, nel sito della SIEL dovreste trovare anche le indicazioni. E tendenzialmente l'idea era di mantenere questa cadenza settimanale. Se qualcuno di voi si offre per gestire un altro webinar, lo segnali a Tommaso e verrà programmato. Questo è proprio uno spazio di confronto e di condivisione in modo molto, molto informale e anche con facilità di accesso. Ecco, mercoledì prossimo si sa già cosa avremo mercoledì prossimo. Non so se sia Tommaso o
la nostra amministratrice. Se c'è già un titolo per mercoledì prossimo, magari lo condividete qua. No, non esiste una. La tematica è l'uso didattico delle tecnologie e diversi aspetti implicati possono essere anche tecnici, no? Possono essere anche tecnici, metodologici, di scenario, di politica, ruolo dell'università, boh, insomma. Se capitare qualche problema, qualche situazione particolare. Diciamo l'unico tema unificatore è l'uso didattico delle tecnologie nei diversi, ecco, vedi, nei diversi aspetti della problematica. La prospettiva è quella di come migliorare i nostri sistemi di istruzione usando le tecnologie. Bene, Lucia Silvana, segnalati a Tommaso e se io non so quanti altri si siano candidati, ma. Ecco, per cui mandate le vostre ipotesi, le vostre disponibilità a tenere qualche chiacchierata, la mandate a Tommaso. Ecco, bene, ed abbiamo anche l'indirizzo mail al quale scrivere. Mandate un titolo, un breve abstract, ma 5 righe, non tanto, ecco. Bene, allora vi ringrazio, vi saluto, buon Halloween, buon ponte, buon divertimento, sperando che il bel tempo assista noi tutti per prenderci qualche giorno di vacanza e riprendere. Marcello, anche tu no? Potresti proporre qualcosa così. Abbiamo sempre interagito nei social network, nei blog, che altro. No? Hai sicuramente argomenti da proporre. Grazie, Rodolfo. Dai, Marcello, buttati. Confrontati, rischia le bastonate. Io speravo di cercare qualche bastonata, qualche confutazione. Bene, ringrazio anche la nostra amministratrice per il supporto che ci ha dato. Bruno Boniolo, ecco. Piacere di averti incontrato anche qua. Ciao Mi allontano un po' alla volta, comincio col chiudere la webcam, così distacco, sarà meno traumatico. Bene, sì, Bruno, la registrazione verrà messa presto sul canale sia di YouTube. Ognuno ha modo di rispondere anche per lungo tempo a delle cose che ha detto. Alla prossima, Elisabetta.